io ho letto quello che ovviamente è uscito dalle agenzie, dal comunicato stampa, insomma vedo che è un'indagine importante, nel senso che c'è il coinvolgimento di personaggi politici di primo piano, professionisti, ingegneri, commercialisti, architetti, insomma ho dato una scorsa rapida. E come sempre, insomma, politicamente noi siamo completamente lontani da tutto questo mondo, che magari farà meno notizia, perché poi dopo qualche ora non si parlerà più della questione morale, della corruzione, dei rapporti tra politica e camorra, tra politica e affari, e discute più una città che respinge politicamente Salvini. Io sono stato 3 giorni a dovermi difendere del nulla, e invece questo è il vero tema nazionale, cioè quello che disse Henri De Luca quando gli fece la domanda: esiste la questione meridionale? No, esiste una grande questione nazionale che è la questione morale, la corruzione. E disse che io gli sono particolarmente grato che la città di Napoli è in prima linea nella lotta alla corruzione, qualora dovessero venire fuori, come dire, responsabilità di persone non legate politicamente chiaramente all'amministrazione, ma che dovessero ricoprire qualsiasi tipo di incarico in qualsiasi tipo di come dire, di struttura in qualche modo riconducibile anche lontanamente al comune di Napoli, noi su questo siamo completamente inflessibili, anzi ringraziamo magistratura e forze dell'ordine quando fanno indagini di questo tipo, perché l'attività di bonifica morale è completata ai livelli politici, ma agli altri livelli mica ci possiamo considerare ancora soddisfatti, quindi serve l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine laddove non sempre la politica riesce ad arrivare.